La vocazione di San Matteo è un dipinto a olio su tela di grandi dimensioni, 332 cm x 340, ispirato all'episodio raccontato nel capitolo 9 del Vangelo di San Matteo. L'opera si trova nella Cappella Contarelli all'interno della chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Per accompagnarci in questo breve viaggio alla scoperta di uno dei capolavori di Caravaggio, ho scelto la musica di Vivaldi, perché anche il compositore veneziano è stato un innovatore nel suo campo. Infatti compone le sue opere nella prima metà del Settecento, un periodo di stagnazione da un punto di vista musicale. Ed è in questo contesto che il Prete Rosso, così l'ha soprannominato Vivaldi, interviene a portare una ventata di aria fresca, un po' come ha fatto Caravaggio appunto. La vocazione di San Matteo venne commissionato nel 1565 dal cardinale francese Mathieu Contrel, che desiderava che venissero dipinti alcuni dei fatti fondamentali della vita del suo santo protettore, appunto San Matteo, da esporre poi nella chiesa di San Luigi dei Francesi. All'interno di questa chiesa, dunque, oltre alla vocazione di San Matteo, troviamo altre due grandissime tele, il Martirio di San Matteo e San Matteo e l'Angelo. La rivoluzione di Caravaggio consiste nel naturalismo della sua opera. I personaggi presenti nelle sue tele, anche in quelle di contenuto sacro, infatti, non sono più gli angeli e le madonne con forme e fattezze meravigliose, ideali, tipiche del Rinascimento, ma sono personaggi reali, rubati dalla strada, dalla vita quotidiana. Le scene dipinte da Caravaggio sono caratterizzate anche da una particolare illuminazione, che crea una rappresentazione teatrale, sottolinea i volumi dei corpi che escono improvvisamente dal buio, dalla oscurità della scena. La vocazione di San Matteo narra il momento in cui Cristo chiama Matteo, seduto al suo banco di esattore delle imposte, e lo invita a seguirlo, a diventare suo apostolo. All'interno di un'ampia stanza, attorno a un piccolo tavolo, troviamo cinque personaggi. A sinistra c'è un giovane piegato sul tavolo, intento a contare avidamente le monete sparse di fronte a sé. A suo fianco un uomo più anziano che con la mano sinistra tiene sul naso un paio di occhiali che osserva con attenzione l'attività del giovane. Al centro, proprio di fronte, un altro uomo con una folta barba chiara e un copricapo a forma di basco che indica a sinistra e osserva i nuovi entrati. Sull'altro lato del tavolo, a destra, troviamo due ragazzini. Uno di spalle, seduto su una panca, e indossa una divisa scura con le maniche a strisce bianche. Porta un cappello piumato e al suo fianco una lunga spada. Il ragazzo, seduto proprio di fronte a lui, invece è molto più giovane e indossa una divisa gialla e rossa e un cappello con piume bianche. Entrambi sono incuriositi dai due uomini entrati da destra, cioè da Cristo, che indica chiaramente verso il fondo, e il cui volto di profilo ha un'espressione serena, sicura, nel chiamare a sé il futuro apostolo Matteo. L'altro è San Pietro, invece, che ripete il gesto di Cristo, indicando anch'egli con la mano Matteo. Questa scena somiglia in qualche modo a quella raffigurata nell'affresco di Michelangelo, in cui Dio trasmette la vita ad Adamo. Qua, invece, con il gesto della mano, Gesù chiama Matteo. La chiamata in questo caso non ha nulla di solenne, infatti si svolge all'interno di un'osteria, quindi in un ambiente reale, nell'umile esperienza quotidiana. Nel dipinto poi non è neanche chiaro chi sia Matteo. Tradizionalmente, secondo alcuni storici, è l'uomo con la folta barba che indica a sinistra, anche se recentemente è stata proposta anche l'ipotesi che Matteo sia il ragazzo seduto a capotavola. Per quanto riguarda la struttura compositiva, la tela è di fatto divisa in due parti. Quella superiore è occupata soltanto dalla finestra, con gli scuri aperti e i vetri anneriti e opachi, mentre quella inferiore, più ampia, contiene la scena in cui Gesù indica San Matteo per chiamarlo all'apostolato. Infine un cenno alla simbologia dell'opera. La luce, che proviene da destra, dall'alto, simboleggia la luce della grazia e della misericordia divina, che investe tutti gli uomini, pur lasciandoli liberi di rispondere o meno alla sua chiamata. Infatti vediamo che alcuni dei personaggi sono attratti o comunque incuriositi da questa luce improvvisa, altri invece proseguono
nelle proprie occupazioni quotidiane. È una luce che non risponde alla legge della fisica, infatti non proviene dalla finestra. È una manifestazione del soprannaturale. E con essa Caravaggio organizza una sorta di scena teatrale. È come se fossimo su un palcoscenico teatrale. Pochi elementi, la finestra, il tavolo, le panche, la sedia, che creano un ampio spazio. E i personaggi poi che si dispongono attorno al tavolo e riempiono e animano la scena con la loro fisicità e con le loro posizioni. Infine Pietro, che è stato aggiunto da Caravaggio in un secondo momento, e simboleggia la Chiesa in quanto istituzione. È rappresentato di schiena mentre mostra una mano che calma l'ardore del giovane seduto. Questa mano fa eco alla mano di Cristo. Il fatto che Pietro sia rappresentato di schiena è sicuramente una critica aperta del pittore nei confronti dell'istituzione ecclesiastica, con cui Caravaggio ebbe per tutta la vita dei rapporti quantomeno conflittuali. Ma di questo magari ne parleremo in altre storie.